con il canto numero 329. Io rifugio sei tu, in te io trovo riparo, soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò. Mio rifugio sei tu, in te io trovo riparo, soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò. Nella tua casa io vivrò per sempre, all'ombra delle ali tue al sicuro sarò. Mio rifugio sei tu, soltanto a te mi affiderò. Mio rifugio sei tu, io trovo riparo, soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò. Mio rifugio sei tu, in te io trovo riparo, soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò. Nella tua casa io vivrò per sempre e all'ombra delle al sicuro sarò. Mio rifugio sei tu, soltanto a te mi affiderò. Facciamo un canto mariano in questo tempo di avvento, il canto numero 344, Giovane donna. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e piena libertà, il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria, Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, amore t'avvolgerà con la sua ombra, grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria,
perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa è densa di preghiera, e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Ave Maria, Ave Maria. Invochiamo adesso lo Spirito Santo con il canto numero 417, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito del Dio vivente, accresci in noi amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, viva la tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. La nostra lectio divina sul libro della Genesi prosegue ancora nell'episodio del racconto del diluvio. Vi ritorno a dire una cosa che ho ripetuto quasi ogni giovedì sera, e cioè che i primi 11 capitoli del libro della Genesi costituiscono una unità letteraria a parte e vanno letti come unità letteraria a parte. I primi 11 capitoli vanno letti non secondo il criterio di storicità che noi oggi abbiamo, sono racconti fortemente simbolici, ma nel loro essere racconti simbolici sono anche molto ricchi, perché il simbolo è molto più ricco di significati del freddo racconto di cronaca, per così dire. E così noi ci siamo soffermati in queste settimane su quasi tutti questi primi 11 capitoli: il racconto della creazione del mondo, dell'uomo, il racconto della creazione della donna posta accanto all'uomo, il racconto della caduta nel peccato originale, il castigo di Dio, e poi Caino e Abele, conseguenza prima del peccato, e poi il diluvio. Abbiamo visto la costruzione dell'arca da parte di Noè, il diluvio vero e proprio. Stasera considereremo il capitolo 8, dal foglio che avete ricevuto all'ingresso della chiesa avrete visto che si tratta del capitolo 8, versetti 1-22. La prossima volta, giovedì prossimo, quindi 18, avremo il capitolo 9 che completerà il ciclo riferito a Noè. Dal 6 al 9 sono tutti capitoli riferiti a Noè. Io pensavo di terminare prima di Natale questa prima sezione dei capitoli 1-11, ci resterà da vedere dopo Natale, dopo la pausa natalizia, il racconto del capitolo 11, la Torre di Babele. Quello lo vedremo nella prima lectio divina dopo Natale. Dopodiché ci dedicheremo al ciclo di Abramo e così poi via di seguito, Giacobbe, eccetera. Allora invito Pino Greco a leggerci il testo di stasera, ripeto, capitolo 8, versetti 1-22. Siamo
nel racconto della fine del diluvio universale. Ascoltiamo il testo. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel settimo mese e 17 del mese l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese e il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra fu asciutta. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali d'ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possono diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplicano su di essa. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutti i bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animale mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare. Il Signore odorò la soave fragranza e disse tra sé: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Ne colpirò più di ogni essere vivente come ha fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno. Grazie Pino. Allora, naturalmente, ancora una volta ribadisco di non prendere tutto alla lettera. Cominciamo con il versetto 1. È soltanto la prima parte del versetto 1, quindi 1a. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Fermiamoci a questa prima parte del versetto 1. Dio si ricordò di Noè e di tutti quelli che erano con lui nell'arca. Attenzione che nel linguaggio biblico il verbo ricordare è molto importante, molto importante. In ebraico il verbo ricordare è zakar, da cui poi viene il sostantivo zikaron, che noi traduciamo con memoriale. Adesso poi ci tornerò su questo. Il verbo ricordare
Zakar non significa semplicemente ricordare un fatto passato, non significa semplicemente richiamare alla memoria qualcosa del passato. Per noi ricordare significa sostanzialmente questo, no? Richiamare alla memoria un fatto del passato, un fatto che magari si è dimenticato. Zakar vuol dire, ricordare biblico, prendersi cura delle persone, delle situazioni che stanno particolarmente a cuore. Quando in questo caso il testo dice che Dio si ricordò di Noè e di tutti quelli che stavano con lui nell'arca, vuole dire che Dio si premurò, si prese cura di Noè e di tutti gli abitanti dell'arca. Non so se mi sono spiegato. Guardate che questo verbo percorre tutta la Bibbia. Io mi limito qui a farvi solo degli esempi. Per esempio, il Salmo 105, versetto 8, egli si ricorda per sempre della sua alleanza. Oppure Isaia 49, 14, 15, questo passo è celebre di Isaia e sicuramente lo conoscete bene. Sion dice: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Può una madre dimenticare la sua creatura? Anche se lei si dimenticasse, io non ti dimenticherò mai, cioè ti ricorderò sempre. Oppure la preghiera del popolo, il Salmo 25, versetto 6, il popolo che si rivolge a Dio e gli dice: ricorda, Signore, i gesti della tua compassione e della tua bontà che durano per sempre. O il Salmo 74, versetto 2, ricordati della tua comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Oppure il Salmo 134, versetto 13, Signore, il tuo nome è per sempre, il tuo ricordo per ogni generazione. Oppure in senso negativo il Salmo 12, fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? È significativo questo, a me piace molto il salmista che si lamenta, no? Che quasi litiga con Dio. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Cioè non ti ricorderai di me? Fino a quando io grido a te e tu non rispondi, no? Quindi vedete che da tutte queste citazioni, ma ripeto, se ne potrebbero fare moltissime altre, si può evincere che tutti i momenti essenziali della storia della salvezza e della storia anche di Israele sono legati alla memoria di Dio. La storia va avanti perché Dio ha buona memoria, potremmo dire. La storia va avanti perché Dio non si dimentica, perché Dio si ricorda, e meno male. Se fosse smemorato come noi, Dio non ha l'Alzheimer, per fortuna, no? Non gli verrà mai. Bruttissimo l'Alzheimer, perché quando uno poi non ricorda e non, nemmeno riconosce più manco le persone. La storia va avanti perché Dio si ricorda. Se l'uomo vive è perché Dio si ricorda di lui, e questo ricordo di ciò che Dio ha compiuto nella storia sospinge la speranza di Israele. È esattamente questo che noi celebriamo nella liturgia. Torniamo all'ebraico zikaron. Zakar, il verbo, e il sostantivo zikaron, che noi nel linguaggio liturgico traduciamo con memoriale. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, vi ricordate la preghiera eucaristica 3? Celebrando il memoriale della nostra salvezza. Qual è la differenza tra memoria e memoriale? Non è la stessa cosa, eh? Memoriale traduce il zikaron biblico. La memoria è il semplice ricordo di un fatto passato che non ritorna più.
Chiaro? Il memoriale è un ricordo del fatto passato che però noi riviviamo. Quando il 25 dicembre celebreremo il Natale, nel linguaggio liturgico noi diremo: oggi è nato il Salvatore. Ma come oggi? È nato 2014 anni fa? Sì, ma noi lo riviviamo. E guardate che questo è importantissimo, perché per esempio quando noi celebriamo l'Eucaristia noi non ci limitiamo a ricordare che 2000 anni fa Cristo è morto in croce per noi. Noi annunciamo la tua morte ora, la riviviamo, proclamiamo ora la tua risurrezione e ci proiettiamo nell'attesa della tua venuta. Non so se mi sono spiegato. Un conto è la memoria, un conto è il memoriale. È importante quindi questa prima parte: Dio si ricordò di Noè, perché già ci introduce al tema biblico dello zakar, dello zikaron, del memoriale, che è una categoria biblica fondamentale. Spero di essere riuscito a spiegarvi questa cosa un po' complessa ma bella. Versetti 1b 3: Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono, le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Il diluvio finisce. Dio chiude le cateratte del cielo, mi piace, sta tipo una saracinesca, no? Chiude le cateratte del cielo e anche chiude le fonti dell'abisso di sottoterra. Vi ricordo, la cosmologia di Israele era questa: la terra è una piattaforma e c'è acqua di sopra e di sotto. Quando Dio apre le cateratte e apre l'abisso, c'è sto cosa, la terra viene sommersa dall'acqua. Adesso Dio chiude il rubinetto, insomma, ecco. Per intenderci, è un'immagine un po' particolare, ma attenzione, drizzate le antenne. Com'è che Dio prosciuga la terra? Facendo passare un vento, ruach. State imparando anche l'ebraico adesso, eh? Ruach è altra parola importante. Noi traduciamo un vento, d'accordo, giusto, ma si tratta di un vento particolare. Ruach, Yahweh, poi pneuma, spiritus, in latino, ruach, pneuma, spiritus. Dio prosciuga la terra con il suo spirito, con il suo soffio. E qui si ritorna alle origini. Vi ricordate che nel capitolo 1 si diceva che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, aleggiava come se avesse le ali, no? Ora invece è un soffio potente che prosciuga la terra. Ma che bella questa cosa, perché in senso traslato noi potremmo dire che Dio prosciuga la terra, cioè salva l'umanità, con la forza del suo spirito, cioè del suo amore. Capite? Lo Spirito Santo è l'amore con il quale l'Eterno Amante, che è il Padre, genera l'Eterno Amato, che è il Figlio. Ed è questo vento forte dell'amore che prosciuga la terra, salva l'umanità. A Dio basta una sciusciata, ma una sciusciata potente di Spirito Santo, no? Non è bella questa cosa? Che sfugge a una lettura superficiale, perché la lettura superficiale tu leggi che Dio fece passare un vento e si asciugò tutto, una specie di fono. Mi viene in mente l'immagine del fono, ma insomma, qui è una cosa molto più forte, no?
Andiamo avanti, versetti 4-5. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Qualcuno è andato perfino alla ricerca di questo monte Ararat, che esiste, si trova in Armenia, però qualcuno cercava i resti dell'arca. Ma vi assicuro che sono cose vere, ma non è storicamente attendibile che l'arca si sia posata lì. La cosa più importante è che di fronte al peccato degli uomini prevale la misericordia di Dio, e quindi il diluvio cessa. Dopo il giudizio di Dio sul male, il mondo inizia a riemergere dall'acqua, come se fosse una creazione rinnovata. E naturalmente la prima cosa che riemerge quando le acque si abbassano sono le cime dei monti. Ma è chiaro che si tratta pur sempre di un fatto simbolico. Versetti 6-9. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra. 40 giorni, no? Va bene, sapete che 40 è un numero simbolico, l'abbiamo detto l'altra volta. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Versetto 8. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Noè cerca di capire da solo se è finito il diluvio, e lo fa mandando fuori degli uccelli. In questo la Bibbia riprende il poema di Gilgamesh, che raccontava pure di un diluvio universale e di invio di uccelli per verificare se il diluvio era finito. Due sono gli uccelli inviati, uno negativo e uno positivo. Il corvo è portatore di cattive notizie, la colomba vedremo che invece reca buoni annunci. Il corvo era ritenuto nell'antichità un animale negativo, immondo, forse a motivo del suo colore nero, e ancora oggi forse c'è questa addizione, insomma, il corvo non desta molta simpatia. Per questo fa parte degli animali impuri che non possono essere offerti in sacrificio a Dio. Non così della colomba, tutto il contrario. Difatti il versetto 10 fino al 12 leggiamo: attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra, aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba, essa non tornò più da lui. La colomba reca liete notizie, addirittura ritorna recando nel becco un ramo di ulivo, che è una delle piante più tipiche di Israele ancora oggi. Questo segnala non solo che il diluvio è finito, ma che la vita è già ricominciata. La vita è già ricominciata, cominciato a rifiorire la vita sulla terra. La colomba nel mondo extra biblico era il simbolo della divinità dell'amore, della divinità dell'amore, e qui può simboleggiare l'amore misericordioso di Dio. Siate sinceri, la mente vi corre subito a un episodio del Nuovo Testamento, allo Spirito, ancora una volta, amore che si posa sotto forma di colomba su Gesù, che viene battezzato
nelle acque del Giordano da Giovanni. Anche lì ci sono le acque, ma sono acque che salvano. Il grande Sant'Agostino dirà: non furono le acque del Giordano a santificare Gesù, ma fu Gesù che santificò le acque del Giordano. Immergendosi in quest'acqua l'uomo viene salvato, viene purificato, il battesimo. E la colomba dunque è lì proprio il segno dello Spirito. C'è sicuramente un richiamo non indifferente, ancora una volta, allo Ruach Yahweh, allo Spirito di Dio. Versetti 13-14. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Naturalmente tutte queste datazioni sono di difficile interpretazione. Non ci impelaghiamo nel tentativo di interpretare tutte queste datazioni, e vogliono comunque dare un'idea di credibilità storica a un racconto che invece è fortemente simbolico. Noè comunque constata che tutta la terra si è prosciugata e quindi si può uscire dall'arca. Versetti 15-17. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te, tutti gli animali di ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Vedete che qui c'è una contraddizione, cioè mentre nei versetti precedenti si era detto che era stato Noè a cercare di capire se era finito il diluvio inviando uccelli, qui invece, in aperto contrasto, dico, con i versetti precedenti, è Dio stesso che ordina a Noè di uscire dall'arca. Ancora una volta, da queste contraddizioni del testo, del racconto, emerge il fatto che questo racconto è stato redatto a più mani, e quindi poi lo stesore finale della redazione non è stato molto attento a eliminare queste contraddizioni. Non so se mi spiego. In ogni caso, Dio ordina a Noè di uscire dall'arca, annunciando così che il diluvio è finito. E Dio ordina anche che escano dall'arca tutti i familiari di Noè e tutte le coppie degli animali. E qui ritorna la benedizione e l'invito che già era stato scritto in Genesi 1:27. Siate fecondi e moltiplicatevi. Questo invito, che era stato rivolto soltanto all'uomo, adesso viene rivolto anche agli animali. La vita deve riprendere sulla terra, e la procreazione è il segno che la vita deve riprendere sulla terra, e la procreazione è una benedizione di Dio mediante cui si esprime la fecondità del suo amore. Non è cessato l'amore di Dio. E per esempio la grande madre Teresa di Calcutta dice: ogni bambino che nasce nel mondo è un sorriso di Dio ed è il segno che Dio non si è stancato di noi. Bellissimo. La nascita di un figlio non è una disgrazia, non è una sciagura, non è una punizione, non è una condanna. La Bibbia, fin dalle sue prime pagine, ci fa capire che la fecondità procreativa è un segno della benedizione di Dio. È chiaro che Dio potrebbe far nascere i figli anche in un altro modo,
davvero potrebbe farli nascere sotto il cavolo o portarli con la cicogna, voglio dire, ma Dio ha scelto questa forma. È l'uomo che non può far nascere i figli senza Dio, è Dio che gli concede di far nascere i figli. È chiaro che l'uomo poi deve esercitare questa sua facoltà in maniera responsabile, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe fuori dal tema. Versetti 18-19. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca. Noè obbedisce a Dio. Come vedete, Noè continua a non parlare. Non c'è stata in questi capitoli nessuna parola uscita dalla bocca di Noè. Noè esegue fedelmente gli ordini ricevuti da Dio. La grandezza di Noè sta nella capacità di obbedire a Dio, ma anche la grandezza di Abramo poi sarà questa, e la grandezza di Mosè sarà questa, e la grandezza poi di Gesù Cristo, che si fece obbediente fino alla morte. Obbedire senza proferire parola. Versetto 20. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Questa scena della fine del diluvio termina con una celebrazione di culto liturgica. Per la prima volta nella Bibbia si parla di altare costruito per innalzare un sacrificio a Dio. Naturalmente si tratta di un sacrificio di animali. In particolare veniva usato il sangue degli animali, con il quale il sacerdote aspergeva l'altare, perché si pensava che il sangue fosse capace di espiare il peccato. Il sangue era la vita che si opponeva alla morte. E poi la vittima sacrificale, l'animale sacrificato, immolato, veniva bruciata totalmente. Olocausto vuol dire proprio bruciato tutto, olos, totale, tutta veniva bruciata, in modo che il profumo del sacrificio salisse fino a Dio e Dio potesse odorare e gradire questo profumo, un po' come incenso che sale verso di Lui. E difatti nei versetti 21-22 si dice che il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Il Signore odora il profumo del sacrificio offerto da Noè e lo gradisce. Io mi sono ricordato, quando ho letto questo testo, di un testo del Nuovo Testamento, Efesini 5:2. San Paolo scrive così: Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Uno si potrebbe chiedere: ma perché San Paolo scrive che Cristo si è offerto in sacrificio di soave odore? La spiegazione è questa: il gradimento del sacrificio
si vede dall'odore che sale. Non so se è chiaro, ma questo sacrificio offerto da Noè è soltanto una prefigurazione, un'anticipazione, come saranno anticipazione tutti gli altri sacrifici dell'Antico Testamento. E l'autore della lettera agli Ebrei poi dirà che non è il sangue di capri o di agnelli che ci salva. Dio non li ha graditi, è il sangue di Cristo, è Lui il sacrificio gradito. Sacrificio di soave odore, bellissimo, no? Che sale fino a Dio. E il gradimento del sacrificio porta Dio a non maledire più la terra a causa della malvagità dell'uomo. Inoltre il Signore, come avete visto, promette che finché durerà la terra ci sarà l'alternanza delle stagioni, che la stiamo mangiando, perché si può dire che all'11 dicembre ancora siamo che robe estive, voglio dire, insomma, adesso non esagero, però insomma non è che le stagioni, dai, le stagioni funzionano più tanto, no? L'alternanza delle stagioni e l'alternanza del giorno e della notte, chi sta ancora non la stiamo mangiando, insomma. Ma pure perché i nostri giovani scambiano la notte per il giorno e viceversa. Poi ancora una volta prevale l'immagine del Dio misericordioso. Allora andiamo al foglio che avete visto, avete preso all'ingresso. Dio si ricorda di Noè e di tutti quelli che sono nell'arca con lui. Il ricordare biblico significa prendersi cura di persone o di cose che stanno particolarmente a cuore. Dio quindi fa cessare il diluvio e concede salvezza agli abitanti dell'arca. Noè cerca di scoprire la fine del diluvio attraverso l'invio di uccelli. Il corvo reca cattive notizie, la colomba invece segnala la fine del diluvio recando nel becco un ramo d'ulivo. Dio ordina a Noè di far uscire tutti dall'arca e benedice sia gli uomini che gli animali perché siano fecondi e si moltiplichino. La vita sulla terra ricomincia. Per la prima volta nella Bibbia si parla di un sacrificio offerto a Dio. Noè immola animali a Dio, il quale odora il profumo del sacrificio e lo gradisce. Il Signore non maledice più la terra e l'uomo e prevale ancora una volta la sua misericordia. Per i gruppi di condivisione, anche stavolta propongo tre spunti di riflessione. Il primo spunto: Dio si ricorda sempre di noi perché ci ama dall'eternità e ci ha destinati alla beatitudine senza fine. Egli non cessa mai di portarci nel suo cuore, come un padre e una madre, i quali mai possono fare a meno di ricordare con amore i loro figli. Ancora una volta vedete che l'immagine del padre e della madre è analogica, cioè dice somiglianza e dissomiglianza, però è un'immagine che può farci capire. Io sono perfettamente convinto che un padre e una madre si ricordano sempre dei loro figli, non li possono dimenticare, neanche quando sono grandi, sposati, a casa loro. Ecco, magari ogni tanto esagerano e sbagliano, no? Che se sono già andati via, però se li ricordano, li portano sempre nel cuore, credo, e io non ho l'esperienza ovviamente della paternità fisica, no? Però immagino che sia così. Un genitore non cessa mai di portare nel cuore i suoi figli, e così è, e così è. Questi ragazzi che tornano alle 6 del mattino, ma ci sono genitori che non dormono la notte,
non dormono la notte e si alzano e controllano e fanno e stanno in pensiero. Hai voglia il figlio di dire: ma dormi? E chi dorme? E chi può? Tutti abbiamo fatto l'esperienza. Mia mamma non andava a letto se io non rientravo, no? E io mi arrabbiavo, dicevo: ma se ti ho detto che faccio tardi, e vabbè, ma a te che cosa interessa? Solo quando io ero rientrato lei si tranquillizzava: posso andare a dormire. Ed è analogia, eh? E voi pensate che Dio si dimentichi di noi? E poi ho scritto: prima di dire che noi abbiamo Dio nel cuore, è più giusto affermare che noi siamo nel cuore di Dio. Non lo so se noi abbiamo Dio sempre nel cuore, perdonatemi, eh? Non lo so se ci ricordiamo sempre di Dio, non lo so, dico, spero che sia così, ma è sicuro che noi siamo nel cuore di Dio. Bisogna sempre nutrire questa consapevolezza. Romani 8: niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio, niente e nessuno. Secondo spunto di riflessione: l'interpretazione più giusta del diluvio non è quella del castigo di Dio, ma del lavacro di purificazione che il Signore vuole concedere all'umanità per essere liberata dal peccato. In questa luce anche il Nuovo Testamento interpreterà il diluvio come prefigurazione del battesimo. L'abbiamo già detto questo la volta scorsa, lo ribadiamo. Non pensiamo a un Dio che ci castiga, ma che a volte permette delle prove per purificarci e per condurci alla salvezza. Io ho avuto come professore e maestro di vita, quando studiavo a Roma teologia morale, uno dei più grandi teologi moralisti del Novecento, il padre Bernard Ehring, tedesco, autore di tantissimi libri, fece il Concilio Vaticano II, scrisse alcune parti di documenti importanti, un teologo di grandissimo spessore, padre redentorista. Io ho fatto anche la tesi di dottorato con lui, mi pregio di essere stato uno degli ultimi. Lui aveva avuto 7 interventi chirurgici alla gola, aveva un carcinoma all'esofago, alla gola, scusa, parlava con l'esofago, così, gracchiava, aveva 3 microfoni quando faceva lezione. E lui ci raccontò una volta, dice, ricevetti una lettera di un suo avversario, sai, qualche avversario ce l'abbiamo tutti, dai. Non mi sembra vero, se no è, io non ho, qualche avversario ce l'abbiamo tutti, il quale gli scrisse, pensate, dice, finalmente Dio ti ha castigato perché ti ha tolto l'uso della parola. E lui rispose: sei un poveraccio perché credi ancora a un Dio che castiga. Bello però sta cosa. Dio non castiga, siamo noi che subiamo le conseguenze dei nostri peccati, oppure Dio permette delle prove, ma le prove ci purificano. E sapete come ci purificano le prove? Non so se è chiaro. Ma padre Ehring era un grande, no? Perché lui diceva: quando siete troppo offesi con una persona, mettetevi davanti a uno specchio e dite: Sua Maestà è stato offeso. Oppure dici: quando voi non riuscite a dimenticare il torto subito, mettetevi davanti allo specchio, perché siete come il ruminante e fate Lui aveva questi esercizi pratici, era un grande, veramente un grande. Terzo e ultimo spunto: il sacrificio offerto da Noè a Dio è anch'esso una prefigurazione dell'unico e perfetto sacrificio
che il Padre accetterà dall'uomo, quello di Cristo suo Figlio. Richiamando il concetto del profumo dell'olocausto gradito a Dio, San Paolo dice che Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Efesini 5:2. Il vero odore che Dio gradisce è quello dell'amore, che nell'offerta sacrificale di Gesù si esprime in massimo grado. Questo è il vero odore che Dio gradisce. E difatti poi Dio non vorrà più sacrifici di animali, niente stermini di animali. È bastato quello là per tutti i tempi e per tutti gli uomini. Ci crediamo, eh? Ci crediamo. Vedete che cominciamo a capire un po' di cose, no? Più leggiamo la Bibbia, ditemi se non è vero, e più capiamo. Stasera abbiamo capito lo Ziccaron, il memoriale, il sacrificio, ma se uno non studia la Bibbia, dico studia, cioè una comprensione profonda, pregate, allora non capisce, rimane un cristiano un po' ignorantello e spesso anche presuntuoso. Adesso noi pregheremo, però dopo la preghiera stacchiamo la registrazione del CD, perché interverranno due suore latinoamericane che sono qui in chiesa con noi, che ci devono dire una cosa breve breve, e quindi non ve ne andate dopo la preghiera, vi prego. Sara e Gerardo, ci aiutate a pregare? Signore, tu sei l'amore che perdona e salva, tu sei la misericordia che riscatta dalla colpa e ridona la vita nuova. Grazie, Signore. Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore. Padre Santo, ti ringraziamo perché non tieni conto delle nostre colpe e fai sempre prevalere il tuo amore su ogni nostro peccato. Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore. Lode a te, Dio d'amore, perché ti ricordi di noi e ci porti sempre nel tuo cuore. Lode a te, perché niente e nessuno potrà mai separarci dal tuo amore. Spirito Santo, continua a sostenerci con la tua grazia, salvaci dalle tempeste della vita, guidaci con la tua sapienza sulla retta via.